Ciao a tutti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Mi scordo sempre l'intro, non era così, era ciao a tutti, sono GiuliaMushroom24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Scusate la mia voce terribile, ma mi sono appena svegliata perché sono le 8:36. È domenica 2 dicembre. Siamo tornati qui con il primo video vlogmas. E allora, innanzitutto vi starete chiedendo perché pubblichi il primo video dei vlogmas il 2 e non l'1? Perché ieri semplicemente avevo registrato un vlog della mia giornata così. Solo che eravamo arrivati alle 9 di sera, io ancora dovevo finire di editarlo perché c'erano stati dei problemi nell'esportare i video sul computer. Era tardissimo, quindi purtroppo non l'ho potuto registrare, non l'ho potuto postare, perfetto. Era anche un vlog abbastanza carino e niente. Spero che comunque oggi riesca a pubblicarlo, a fare tutto quanto. Oggi è il compleanno di mia sorella più grande Giada e mio nonno, e quindi andremo proprio a casa di mia nonna a festeggiare il compleanno. E quindi io farò un vlog là, mentre domani usciranno i preferiti del mese sotto forma di vlog. E ora mi resta solo che andarmi a preparare, truccare, cambiare, farmi la piastra. Poi andremo al bar a fare colazione, poi andremo in chiesa perché io la domenica vado sempre in chiesa. Poi niente, arriveremo di nuovo a casa per cambiarci di nuovo con i vestiti che andremo poi a festeggiare il compleanno. Che bocca larga ho! E quindi poi arriveremo a casa dei miei nonni, pranzeremo, io vloggerò fino probabilmente a quando mangeremo la torta e Giada e mio nonno apriranno i regali, perché purtroppo devo registrare con il cellulare e non con la macchinetta e devo editare il video con il cellulare e non con il computer, quindi se voglio pubblicare il video oggi devo farlo per forza. E quindi non sarà un vlog di tutta la giornata, ma questa regola vale da oggi fino all'ultimo giorno di dicembre, quindi fino all'ultimo Vlogmas. Niente, detto questo, noi ci rivediamo tra pochissimo. Tanti auguri, Giada in pigiama. Grazie. Sei molto bella in pigiama, io con tutte e due con i pinguini. Ah no, lei ha i pinguini, io ho i gufi. Comunque. Look at my concealer. Today I will use it for the first time and this is a tutorial on how to become a Chinese person. Voi non capirete mai. Io ho capito comunque. A te sì. Vabbè, vi metto i sottotitoli se non siete british. No, non perché non capiscono l'inglese se sono deficienti, ma perché Vabbè, chi non sa l'inglese, non coraggio. sanno perché diventare una persona cinese. Giada, basta, per favore. Comunque, adesso vi faccio vedere quello che mi metto e come mi trucco. Ok, vabbè. Semplicemente gonna, maglietta e calze. Fine. Questo è il mio beauty case. Adesso vado a farvi vedere. È un po' in casino, lo so. Un casino, non un po' in casino, che cosa significa? Ok, allora, fondotinta, cipria con apposito coso per mettere la cipria. Aspettate, mascara 1, dato che ne metto 2, e rimmel 2, mascara, rimmel uguale. Beh, rossetto, pennello, sono molto brava a spiegare i trucchi, lo so. E fahead molto rovinato. Ed infine metterò sempre il correttore cinese. E vabbè, niente, io inizio a truccarmi. Rieccomi, ciao a tutti, sono tutta illuminata, mi illumino d'immenso. No, perdonatemi per la luce scrausa, tanto è solo per il momento. Allora, sì, mi sono preparata, quindi un attimo, non mi dà fastidio troppo questa cosa. Ok, allora, sì, mi sono truccata, piastrata i capelli, rivestita, quindi direi che la situazione è molto meglio rispetto a quando ho fatto prima. Vabbè, avete capito, spero. Comunque, nulla, ora che cosa devo fare? Ah sì, devo scendere con il mio cane e probabilmente vi registro qualche pezzo così, tanto per portarvi un attimo. E quindi ci vediamo tra poco, sto aspettando che mia sorella si finisce di fare la piastra così possiamo scendere tutte e tre insieme perché noi siamo tre e quindi dobbiamo scendere tutte e tre insieme. Ok, siamo appena scese con Kigo e vabbè, loro adesso sono andati un po' più avanti perché io sto camminando più lentamente dato che ho paura che se no mi chiede il telefono e sinceramente non ci tengo. E meno male che il tempo è bello e che comunque non fa neanche tanto freddo come faceva freddo ieri e basta.
Adesso probabilmente metterò tipo il video velocizzato, perché se non diventa troppo lungo seriamente. Tutto il sole, tra l'altro, mi illumino di mezzo, parte 2. E basta. A dopo. Perché sono così idiota? Non si sa. No. Adesso è un casino, in pratica i citofoni non funzionano, il cancello è chiuso. E quindi di dovrò scaricare il cancello. Non pare morto, sì. Ok. È morto, vedete, è morto. E quindi adesso dovrò scavalcare per... il cancello. Sì. Ok, ha funzionato, però Giulio vuole scavalcare comunque. Quindi adesso ci aprono, mamma e papà. Chiudiamo il cancello, Giulia scavalca, ci va ad aprire là sotto. Vedete? No, sicuramente no. Quel cosetto quadrato. Serve per aprire il cancello. Ok, ci avevano aperto, ma adesso lei è richiuso e sta scavalcando. Perché come potete vedere non ci sono gli spuntoni sopra il cancello. Adesso quando scende con il cancello. Se ne si apre. Teoricamente, se funziona. Ok, fine, ciao. Vi lascio a Giulia. A me sembrava biondo. No, biondo il cantante. Ok, siamo appena tornati su dalla passeggiata, però devo rimanere comunque con il cappotto, perché comunque adesso dobbiamo uscire direttamente e quindi è inutile toglierlo. E vabbè, niente, ci vediamo quindi tra poco quando scendo. Ciao, gnagnino! Ecco l'unico azzurro! Gallino! Calimo, scusatemi. Ok, allora. Sì, mami. Buon appetito a tutti. Questa è la mia colazione. E poi abbiamo... ovviamente tanto per sentirci bene. Per essere salutari e rimanere in forma. Sì. Ciao mamma, saluta YouTube. Ciao YouTube. Buon appetito, classy. Playco. Non ti sento. Non può fare, sa che non andiamo più in chiesa. Ma come avrete visto dalla clip precedente, siamo tornati adesso dalla chiesa. E che ora sono? Aspettate un attimo. Le 12:50. E adesso stiamo di nuovo alla passeggiata con Chico, perché purtroppo non potrà venire a casa dei miei nonni, perché c'è il cane dei nostri cugini. E anche di. E dei nonni, quindi non vanno molto d'accordo, dato che loro sono due femmine. E poi dopo diventa un casino, perché comunque casa dei nonni non è proprio grandissima. E poi, quindi con un sacco di cani dentro, infatti, più noi che siamo già un po', direi che non è proprio e il poi caso. Il nostro cane non va molto d'accordo con il nostro cugino. Perché io corro dietro, purtroppo. Perché lui è sciocchino. E glielo fa apposta, corre. Lui, che non sopporta molto i nani, diciamo così. Cioè lo vede piccolo e quindi corre dietro. E vabbè. Quindi adesso stiamo alla passeggiata. Lui ha paura. E appena torniamo su devo correre, cambiarmi, ritruccarmi. Non so quanto ve ne possa fregare a voi, però ve lo dico comunque. E quindi noi praticamente, probabilmente, ci rivedremo direttamente a casa dei nonni. Poi abbiamo anche la macchina rotta, no? E quindi dobbiamo andare sempre con l'autobus, quindi speriamo che passi in fretta. Infatti, altrimenti... dobbiamo stare lì verso le... l'una e mezza. Sì, quindi tra tipo mezz'ora quasi, 40 minuti. E quindi niente. Bene, le mie... cioè quando parlo sempre... quindi niente. Infatti, niente cosa, appena finito. Niente, sembri a saluto Antonio. E niente! Niente. Vai, vai.
Boh, cioè, spiegavo quello che avevo fatto. Guarda come mette la musica precisa. Arrivate! Ho culisciata! Ok, allora, abbiamo appena finito di pranzare. Solo che adesso, beh, dobbiamo fare tutta la parte finale, quindi dobbiamo mangiare la torta e poi Giada e nonno dovranno aprire i regali. Yay! Giada, che cosa fai? Qui c'è Gabriele, il nostro cugino. No! Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo domani con un prossimo video. Ciao a tutti!